Frate Alberto, 2 novembre, giornata dei defunti, lei ha anche scritto un libro sulla morte che si intitola L'ultima beatitudine, la morte come pienezza di vita. Ma perché beatitudine e che cosa c'entra con la vita? Sì, quando sarò papa cambierò la data del giorno dei defunti, almeno da noi in Occidente, perché da noi novembre non è un mese proprio tanto allegro, con le nebbie, il grigiore, le piogge, ma non ovunque così. In un altro emisfero novembre è il mese dei fiori, della ricchezza. Allora bisognerebbe spostare dalle nostre parti questa festa dei defunti nel mese della primavera, perché è la festa della vita. Quindi noi associamo appunto novembre a queste cose. E questo perché? Per rispondere appunto a quello che mi è stato richiesto. Come si può parlare di beatitudine? È il Nuovo Testamento, è il libro dell'Apocalisse, l'autore, che scrive, e sono le ultime beatitudini del Nuovo Testamento, beati quelli che muoiono nel Signore. Ma com'è possibile mettere insieme due espressioni del genere? La beatitudine con la morte, che dà tristezza. Noi, ma tutti, quando dobbiamo parlare di un defunto, quando dobbiamo ricordare un morto, noi non diciamo, ma il beato tale, la beata tale, ma cos'è che diciamo, ah, il povero tale, la povera tale? Per noi i morti non sono beati. Allora forse dovremmo rifarci un po' al linguaggio, all'insegnamento della scrittura. Perché beati quelli che muoiono nel Signore? Perché i cristiani, i primi cristiani, hanno compreso che la morte fa parte del ciclo vitale della vita, non è la fine, ma è il nuovo inizio. C'è un'immagine molto bella per comprendere la morte, che è quella nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù dice: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se muore invece produce molto frutto. Cosa vuol dire? E dentro di noi c'è un capitale di energie d'amore che nel breve arco della nostra esistenza, per quanto questa possa essere lunga, non si riesce a manifestare. Ebbene, quando arriva il momento della morte, tutta questa energia d'amore si libera, ci fa crescere e ci dilata senza fine. Ecco in che senso beatitudine. Quindi la morte non come diminuzione dell'individuo, ma come potenziamento. E quindi, insomma, questa giornata dovrebbe essere celebrata in una maniera diversa. Insomma, noi le auguriamo di diventare presto Papa e di poter così celebrare anche in maniera diversa, insomma, un giorno Una che festa comunque della noi primavera dovrebbe essere. viviamo con una certa tristezza, anche se devo ammettere che, per esempio, nella mia città, Ferrara, che è tutto sommato una città abbastanza tranquilla, insomma, che non viene mai sconvolta da grossi eventi, però ecco, il giorno dei morti è una giornata in cui tutto prende vita, no? Se si va dalle parti del cimitero, le strade vengono bloccate, ci sono tantissime persone piene di fiori che vanno a celebrare questa giornata. E in effetti dà l'idea della festa, no? Quindi probabilmente, insomma, è un momento in cui ci si ritrova anche così, insomma, attorno a chi non c'è C'era più. un'antica tradizione nella quale addirittura dei concili hanno dovuto vietare le feste da ballo nei cimiteri. Questa è stata la grande idea, la grande intuizione dei cristiani. I morti nel mondo ebraico erano considerati impuri e quindi venivano seppelliti fuori della città. Nel mondo pagano mettevano paura e tenuti fuori. I cristiani che hanno compreso che la morte è qualcosa di diverso, i morti se lo sono tenuti vicini. E dove vicini? Nel giardino della chiesa. Ma i cimiteri, sappiamo che il termine cimitero deriva dal greco, significa dormitorio, quindi non una fase finale, ma transitoria della propria vita. Ebbene, i cimiteri, i primi tempi, erano luoghi di divertimenti, erano luoghi di gioco. Ci sono dovuti intervenire dei concili proprio per eliminare questi, c'erano naturalmente degli eccessi. A Parigi, il famoso cimitero di Parigi, era uno dei luoghi più conosciuti per la prostituzione. Ecco, evidentemente si esagerava un po' troppo col tripudio della vita. Beh, io ricordo un bellissimo concerto organizzato dal Conservatorio di Ferrara, per rimanere sempre alla mia città, io vivo a Roma, però
sono stata tanti anni a Ferrara prima di trasferirmi, beh, dicevo, un concerto di giovani ragazzi davanti alla certosa monumentale di Ferrara, nel verde dei prati, che effettivamente era molto suggestivo, insomma, quindi in realtà potrebbe anche esserci un uso diverso anche oggi, insomma, del nostro patrimonio storico e architettonico. Ecco, lei però, insomma, ha anche scritto un libro, Chi non muore si rivede, dove parla della sua esperienza della morte, avendo sfiorato, insomma, in prima persona quello che lei chiama appunto l'ultima beatitudine. È stata quella la grande novità che poi mi ha spinto a scrivere quell'altro libro, L'ultima beatitudine, perché dovevo farne esperienza, perché un conto è la teoria, un conto la pratica. Quando io mi sono trovato proprio a un passo dalla morte, coscientissimo di dover morire, stranamente io non sentivo né timore, angoscia, paura, ansia, niente, sentivo euforia e felicità incontenibile crescente. Allora veramente ho capito anche il perché, è un'esperienza che molti fanno, perché molti defunti, il cadavere c'ha il sorriso, che sia veramente un momento bello quello dell'incontro in cui si entra in questa dimensione piena dell'esistenza. Quindi quando sono stato vicino al momento della morte non ho provato paura, ma felicità e euforia incontenibile. Dopo questo mi ha fatto riflettere ed ecco il libro, appunto, L'ultima beatitudine, per il quale devo fare l'esperienza. Doveva fare proprio questa esperienza per poterne parlare con consapevolezza. Ecco, lei però, diciamo, nella sua attività di frate incontra tantissime persone che hanno subito dei lutti molto seri, penso anche a genitori che hanno perso un figlio, insomma, ecco, di fronte a esperienze di questo genere, ecco, lei che cosa si sente di dire a queste persone? Perché al di là, insomma, di quello che lei ci ha detto, poi quando si attraversa, insomma, questo momento, non è facile, insomma, farsene una ragione. Allora, assolutamente niente, non dico niente, perché quando una persona è devastata da una morte contro natura, cosa significa contro natura? Se la morte dei propri genitori è dolorosa, però si sa che fa parte del ciclo della natura, è normale per un figlio seppellire i genitori, ripeto, ed è dolorosissimo, ma è contro natura per dei genitori dover seppellire il proprio figlio. Allora, di fronte a questi drammi non c'è da dire assolutamente niente. Ogni parola, ogni forma di consolazione è inadeguata, inefficace e addirittura volgare. In quei momenti bisogna stare attenti dai consolatori. Lo dice già Giobbe nel suo libro, quando arrivano i tre saggi con tutti i consigli. Giobbe dice, anch'io se fossi al vostro posto sarei capace di dire queste cose. E quindi bisogna stare attenti in quel momento, specialmente dalle persone pie, quelle che dicono accetta la croce del Signore, la volontà di Dio, il Signore l'ha preso, il Signore l'ha colto. Allora, al momento del lutto non c'è da dire niente, perché ogni parola è inadeguata. Allora bisogna ascoltare, perché la persona che è colpita dal lutto che ha bisogno di parlare, ha bisogno di ripetere, ha bisogno di raccontare, quasi con una forma di esorcismo. E qui mi rivolgo veramente a quelli che ascoltano: non lasciamo sole le persone nel lutto. All'inizio, quando capita la tragedia, si è addirittura soffocati, storditi da tante persone che vengono. Poi piano piano, e lo dico per esperienza, perché me lo confidano queste persone, si crea il vuoto. Mentre la persona colpita dal lutto avrebbe bisogno di parlarne e riparlarne ancora, trova le persone che dice, ma dai, non ci pensare più, dai, adesso pensa a vivere, cambiamo discorso. Ma io non voglio cambiare discorso, io ho bisogno di raccontare ancora questa esperienza che ho vissuto, perché raccontare è una forma di esorcismo. Perché dico questo? Perché molti poi evitano di andare a trovare le persone colpite dal lutto. E perché? Perché non so cosa dirgli. Ma tu non gli devi dire niente, non devi andare a parlare, devi andare ad ascoltare. Questo. Poi dopo, passato del tempo, allora sì, si può vedere alla luce del Vangelo
come vivere e interpretare questa morte contro natura, far sperimentare, specialmente ai genitori, la presenza del figlio che non è andato lontano, non è finito nel nulla, ma è lì e continuamente dice: mamma, papà, sto qui, sto bene e vi voglio bene. Sta a noi avere gli occhi per percepire questa presenza. E quando si fa, non si toglie il dolore, che quello non si toglie mai, ma si vive più serenamente. Beh, ascoltavo con molto interesse questa ultima parte del suo intervento, anche perché l'AMNIL è veramente allora sulla strada giusta, anche perché la storia dell'AMNIL è costellata di persone che hanno subito lutti, hanno perso un figlio, hanno perso un marito sul lavoro, e l'obiettivo è proprio quello dell'associazione di dare supporto e innanzitutto ascolto, dare alle persone la possibilità di non sentirsi sole, di fare rete, di avere qualcuno a cui confidare il proprio dramma, ecco, e poi in un secondo momento anche cercare strade nuove per riprendere una vita, insomma, che non cancella chiaramente il lutto, ma che comunque trova nuovi spunti, nuovi approdi, anche attraverso la trasformazione del dolore in un aiuto per gli altri, no? Cercare di fare capire agli altri quello che si è provato e che comunque che non si è soli, che si può comunque trovare un modo di guardare avanti nella vita. Quindi penso che sia un messaggio molto importante, insomma, che vede questa associazione proprio sulla scia di un impegno che può dare molto supporto. Ecco, a proposito di morti, di questi tempi si celebra anche in Italia la festa di Halloween, insomma un rito pagano che piace tanto ai bambini, ma non solo, insomma è sicuramente un business commerciale, però di fatto insomma questi bambini bussano alla porta, chiedono caramelle. Ecco, lei che cosa ne pensa? Perché ci sono teorie opposte insomma, su questo rito. Come sono rimasto male l'anno scorso, perché avevo preparato sacchetti e sacchetti di dolciumi e non è venuto nessuno, perché c'era lockdown. Con la pandemia nessuno. Io aspetto con gioia questo momento in cui questi bambinetti bussano al convento, dolcetto e scherzetto, e lì a fuoco di dolci. È un momento bello, piace ai bambini, è benissimo, che va bene. E che ogni anno con l'avvicinarsi di questa festa riprende con forza la crociata degli ultra cattolici, quelli che vedono sempre il male dappertutto, vedono il mondo popolato di diavoli, di demoni, di ogni infernale creatura. Queste persone incapaci di sorridere hanno paura del sorriso. È una festa bella, piace ai bambini, li diverte. Può aiutare, anche qui torniamo col discorso dell'esorcismo, a esorcizzare certe forme di paura. Sappiamo che da bambini l'orrido, l'orrore, basta pensare alle favole. Le favole sono tutte orrende, tremende, servono ai bambini per vincere la paura. E allora dov'è il male? Quindi quest'anno ho già preparato sacchetti di dolciumi, non c'è più il lockdown e aspetto i bambini per dolcetto e scherzetto. Resti fra noi, ma ho comprato i dolcetti anch'io, quindi vediamo appunto di dare un senso anche a questo momento che può trasformarsi in così una pausa di serenità, insomma, soprattutto perché poi riguarda prevalentemente i bambini. E seguendo sempre il calendario, Frate Maggi, il prossimo 14 novembre si terrà la giornata mondiale dei poveri e Papa Francesco a questo proposito, proprio prendendo avvio dalle parole di Gesù riportate dal Vangelo di Marco, ha detto: i poveri li avete sempre con voi. Allora, chi sono realmente i poveri? Insomma, qual è anche l'atteggiamento da tenere nei confronti di chi ha poco o niente? Poco o niente di che cosa? Sì, anche nel gruppo di Gesù si pensava che i poveri erano elementi estranei alla comunità che bisognava aiutare attraverso l'elemosina. Ma l'elemosina produce un benefattore e un beneficato. Gesù dice no, dobbiamo cambiare prospettiva. Non più l'elemosina, ma la condivisione. Mentre l'elemosina produce un benefattore e un beneficato, ma rimane sempre la distanza tra i due. La condivisione di quello che si è e di quello che si ha fa nascere la fratellanza. Ecco la frase di Gesù, quindi i poveri li avete sempre con voi. I poveri non fanno parte di un
realtà esterna alla comunità che va aiutata, ma all'interno della comunità, ma non per farli rimanere poveri, per eliminare le cause della povertà. Quella beatitudine tanto bistrattata e maltrattata di Gesù, beati i poveri per lo spirito, non è un invito ad andarsi aggiungere ai tanti troppi poveri che la società basata sul profitto continuamente produce, ma l'invito a abbassa un po' il tuo livello di vita per permettere a quelli che l'hanno troppo basso di innalzarlo, in modo che ci sia un livello di parità. Ecco allora il significato di questa giornata mondiale della povertà. Certamente il Signore non ci chiede di spogliarci per vestire i poveri nudi, ma possiamo, basta che guardiamo il nostro guardaroba, tirare fuori un po' di roba per vestire le persone. Quindi Gesù non ci chiede di spogliarci, ma di vestire. E questo è possibile attraverso la pratica della condivisione, che non è un privarsi, ma è un arricchirsi. Il ritornello del Vangelo è: si possiede soltanto quel che si dà. Quello che si trattiene per sé non si possiede, ma ci possiede. Ah, è proprio vero, e io ho anche ascoltato il Vangelo di una delle ultime domeniche, lei tutti i giovedì sera in diretta fa un'anticipazione alle 20, lo vogliamo dire insomma ai nostri ascoltatori, su YouTube, in cui c'è un'anticipazione insomma di quello che si dirà in chiesa la domenica successiva, e poi io ascolto anche le sue interviste domenicali delle 11:10 con Francesca Travaglini, che è stata anche nostro ospite a Radiolinea, e in cui si parla proprio del Vangelo del giorno. Insomma, allora, tornando a questo Vangelo che io ho ascoltato, anche gli apostoli non avevano capito il messaggio del Cristo, parlando di chi vuole sempre di più e vuole avere sempre di più, chiedevano posti migliori, quando invece il Cristo diceva: io andrò a essere ammazzato. Insomma, vogliamo tornare su questo aspetto? È un tema attualissimo, lo vediamo proprio questi giorni. Attenzione, perché l'ideologia religiosa, nazionalista, politica, quando viene accettata, rende le persone cieche e sorde. Quando Gesù nel Vangelo guarisce i sordi e restituisce la vista ai ciechi, gli evangelisti non vogliono presentare il Signore come una sorta di pronto soccorso ambulante per aiutare i non vedenti, i non udenti. Non è questo. È una cecità, è un non udire, che significa l'aver accettato un'ideologia che mi impedisce di vedere la realtà. Del resto, senza andare nei Vangeli, lo vediamo questi giorni, è chiaro che questo vaccino aiuta a difendersi da questa pandemia, che ha abbassato drasticamente il numero dei morti, eppure ci sono queste persone che, accecate dall'ideologia, non riescono a vederlo. E questo uguale nei Vangeli. Gesù va a Gerusalemme, vede che i discepoli, che discutono continuamente tra di loro su chi è il più importante, non hanno capito niente. Allora, per la terza, ultima volta, Gesù dice: allora, vado a Gerusalemme, vado ad essere ammazzato. Chiaro? Chiarissimo. Giacomo e Giovanni, di nascosto dagli altri, dicono: Messia, quando sei a Gerusalemme, dacci i posti più importanti. Migliori. Ma com'è possibile? Gesù ha detto che vai a essere ammazzato, e questi, vedi, sono sordi, non capiscono. E subito dopo l'evangelista mette nel Vangelo di Matteo l'episodio di due ciechi, Marco 1, ma è lo stesso. Chi sono questi ciechi? È figura dei discepoli. E infatti i ciechi si rivolgono a Gesù chiamandolo come non Gesù, ma figlio di Davide, il grande re che con la violenza aveva conquistato il potere. Ecco l'ideologia che rende cieche le persone e dalle quali Gesù libera. Lei faceva accenno appunto alla redistribuzione della ricchezza, insomma avere un po' di meno per dare anche a chi ha di meno qualcosa in più. E proprio in questi giorni ho letto un'altra agenzia, il Papa che parla, che dice: serve salario universale e riduzione orario di lavoro, ma sostanzialmente insomma è compito dei governi stabilire schemi redistributivi in modo che tutte le persone possano avere la possibilità insomma di godere dei beni più elementari della vita. Quindi insomma siamo proprio sulla notizia. Invece mi sembra che si vadano a penalizzare le pensioni, le fragilità, le persone indigenti, insomma. Quindi evidentemente il potere che rende ciechi, perché poi alla fine questa redistribuzione della ricchezza anche a livello
diciamo, di decisioni governative non avviene, non la vediamo, insomma, non ci viene dato un buon esempio. Alla radice di tutto questo c'è il grande rivale, il grande nemico di Dio, la convenienza, l'egoismo. Se noi guardiamo tutte le dinamiche, gratta gratta, c'è sempre l'egoismo, mettere il proprio tornaconto prima del bene degli altri. C'è l'avidità, c'è l'egoismo, pensare esclusivamente e unicamente a se stessi. Mentre tutto il Vangelo non ci chiede di fare chissà che cose straordinarie. E Gesù ci dice: desidera che gli altri abbiano le stesse cose che tu hai. Le beatitudini che accennavo prima proseguono i 10 comandamenti, ma in maniera diversa. L'ultimo dei comandamenti era non desiderare la roba degli altri. Gesù lo mette al positivo: desidera che gli altri abbiano la tua stessa roba. Poi se ne parla molto poco di queste beatitudini in chiesa, eh? Cioè io ho imparato a seguirle ascoltando voi, insomma, lei è... Meglio che non se ne parli, perché se ancora si proclamano le beatitudini dicendo beati i poveri che soffrono da qua perché saranno felici di là, questo è l'oppio dei popoli. Gesù non è venuto a beatificare la povertà, ma a eliminarne le radici. Eh sì. Frate Alberto, per stare sull'attualità, anche insomma, seguendo un po' quelli che sono gli avvenimenti del mese di novembre, arrivo al 25, che è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Lei parla spesso delle donne nei Vangeli, in chiesa non se ne parla mai. Il Creatore in realtà ha dato al mondo femminile un posto di primo piano, a cominciare da Maria, che da madre diventa discepola. Insomma, un mondo bistrattato tanto nei Vangeli quanto anche nella realtà di oggi, insomma, in tanti campi. Torniamo alla donna dei Vangeli, ma qual era l'idea del Creatore, insomma, di questa donna di cui non si parla mai? C'è un dato di fatto che purtroppo è drammatico e incontestabile. La religione è nemica del sesso femminile. La religione detesta le donne. In ogni religione le donne sono sempre subordinate, sono sempre sottomesse. Allora Gesù, che è venuto a liberarci dalla religione, ha liberato anche le donne da questa condizione. Nei Vangeli i personaggi maschili, salvo un paio di eccezioni poi appena appena, sono tutti negativi. I personaggi femminili, salvo un paio di eccezioni, guarda un po', le due donne legate al potere, Erodiade, quella che lo detiene, e la madre dei figli di Zebedeo, quella che spinge i figli a fare quella richiesta a Gesù, quella che lo ispira. Ma le donne sono tutte positive. La donna al tempo di Gesù veniva considerato l'essere umano più distante da Dio. Ebbene, Gesù rivela in realtà che la donna è l'essere umano più vicino a Dio. Ecco perché le donne e non gli uomini nei Vangeli svolgono il ruolo degli angeli. A quel tempo si pensava che Dio nell'alto dei cieli era circondato da esseri purissimi, gli angeli, e poi lontani, lontanissimi da lui c'erano le donne. Gesù capovolge, no, le donne svolgono la funzione degli angeli. Sono gli esseri più vicini a Dio. E purtroppo anche la Chiesa, quando è diventata religione, ha abbandonato tutto questo, lo ha mistificato, e ancora oggi il ruolo della donna è un ruolo secondario. Adesso viene dato qualche contentino, la donna può leggere, può dire qualcosa, ma ancora di strada ce n'è da fare, ma dipende dalle donne rivendicare non dei privilegi, ma semplicemente i loro diritti. Che non sono di parità, non è questione di parità uomo-donna, ma di riconoscere la dignità e la grandezza del ruolo della donna. Una battaglia lunga, penso, dentro e fuori la Chiesa, insomma, anche perché in realtà poi vediamo anche la lunga catena di femminicidi che uno ogni 3 giorni, insomma, in questo paese denuncia come in realtà ci sia poco rispetto della dignità della donna, e quindi una battaglia che veramente dobbiamo fare tutti assieme. E permettimi, Luce, quanto ha influito la morale cattolica. Se prendi i manuali della sposa cattolica fino agli anni 50, la donna doveva sottomettersi, doveva obbedire, sopportare le angherie del marito e della suocera. Quindi gli anni 50 non è che sono tanto lontani da noi, ce ne vuole ancora di strada. Quindi purtroppo il cattolicesimo ha schiacciato la figura della donna a favore di quella del maschio, neanche dell'uomo, del maschio.
del maschio. Io ricordo infatti un manuale che girava in casa mia, che era stato regalato a mia madre quando si è sposata, proprio negli anni 50, in cui si parlava di tutta una serie, sono testi esemplari, indicativi, insomma, di come venisse considerata la donna e come ancora oggi in alcune culture, insomma, pensiamo all'Afghanistan, ma anche da noi, cioè non è che poi siamo in certi casi molto, molto lontani. Frate Alberto, a proposito di morale cattolica e di errori interpretativi nella lettura dei Vangeli, lei ha dedicato proprio il primo appuntamento del Centro Studi Biblici di Montefano, gli incontri sono ripresi proprio in questo mese di ottobre, ogni prima domenica del mese, e, dicevo, a proposito di errori interpretativi, lei ha detto quali sono alcuni degli errori più grossolani che vengono fatti nell'esegesi dei testi, insomma. Ce ne può dire qualcuno? Che poi hanno fatto anche tanti danni, insomma, ai credenti. I Vangeli sono scritti in greco. Quando verso il 380, ormai da noi in Occidente era il latino la lingua, il Papa incaricò Girolamo, uno dei più grandi intellettuali dell'epoca, di rivedere le varie traduzioni dal greco al latino. Girolamo ha fatto un'opera ciclopica a quel tempo, ha tradotto quindi l'Antico Testamento dall'ebraico al latino, ha rivisto i testi greci in latino, un'opera che non era esente da errore. E basta pensare che, trovandosi di fronte a un attributo di Dio, Shaddai, che significa delle montagne, Girolamo, non sapendo come tradurlo, l'ha tradotto con onnipotente. Da qui tutta l'immagine del Dio onnipotente, che è rischiosa, perché se Dio è onnipotente non è buono, se è buono non è onnipotente, se è onnipotente perché non agisce. Ma nella Bibbia non c'è scritto che Dio era onnipotente, era il nome di una divinità delle montagne. Oppure, per tornare al nuovo, i danni che ha prodotto nella spiritualità l'aver tradotto l'invito di Gesù: convertitevi altrimenti non entrate nel regno, con fate penitenza. Ma mai Gesù non parla mai di penitenza, di mortificazione, di sacrificio, parla di sacrificio per negarlo, misericordia vogliono sacrifici. Ma, e purtroppo per 1500 anni questa traduzione sull'invito a far penitenza è stato il fiorfiore della spiritualità, fare la penitenza, i sacrifici, i famosi fioretti della nostra infanzia, privarsi di qualcosa per offrirlo a Dio, quando è Dio che si offre a noi. Oppure, e ci sono state le guerre, Girolamo, al capitolo decimo del Vangelo di Giovanni, si confonde con il termine ovile gregge. Gesù è venuto a liberare le pecore, immagine del popolo, dall'ovile. Non ci sono più recinti, ma non le libera per portarle in un altro ovile, più santo, più bello. È finita l'epoca degli ovili. L'ovile ti dà sicurezza, perché ti racchiude, però ti toglie la libertà. Allora Gesù offre la libertà e dice: si farà un solo gregge, un solo pastore. Girolamo si è confuso col versetto prima e ha tradotto: e si farà un solo vile, un solo pastore. Qual è questo vile? La Chiesa. Quale Chiesa? La Chiesa cattolica. E da qui venne lo slogan tremendo: fuori della Chiesa non c'è salvezza. E il Concilio di Firenze del 1400 disse che tutti i non battezzati, tutti gli ebrei, tutti i musulmani e tutti anche i cristiani scismatici, alla fine della vita finivano all'inferno per tutta l'eternità, per un errore di traduzione. Di cui facciamo ancora le spese, penso al catechismo e a quello che viene detto ancora oggi ai bambini, insomma, che escono traumatizzati molto spesso, insomma, da queste lezioni, no? Perché non c'è sufficiente preparazione. Io stavo attenti ai catechismi perché possono produrre danni irreversibili in bambini particolarmente sensibili. Detto da un religioso, insomma, c'è da tenerne conto. Avete ripreso, dopo la pausa Covid, gli incontri in presenza al Centro Studi Biblici sulla lettura dei Vangeli, però avete smesso, dopo 12 anni, di postare in rete le videomelie che, se ricordo bene, andavano pubblicate il martedì. Ecco, come mai questa scelta? Non ce n'è più bisogno. Dunque, credo che siamo stati
se non i primi, i primissimi, quando arrivò internet anche in questo paese, Montefano, a creare la videomelia, cioè lettura e commento del Vangelo da domenica, racchiuso in 6-7 minuti, non di più. E c'è stata una risposta incredibile. Però l'abbiamo fatto per 12 anni. 12 anni significa che lo stesso brano del Vangelo è stato commentato almeno 4 volte, 3 senz'altro. Allora, se non ci sono grandi novità, grandi scoperte esegetiche, il brano una volta lo potrei prendere da una visuale, la seconda da un'altra, la terza lo potrei individuare, ma poi dopo 4 volte rischi di ripeterti. Allora abbiamo deciso di smettere, però rimane, ed è diversa, la lettura e commento in diretta del Vangelo della domenica il giovedì sera, dove non si è legati agli stretti minuti della videomelia, ma c'è una possibilità di approfondimento maggiore del testo. Quindi, per una questione, diciamo, anche di stile, di onestà, abbiamo smesso con le videomelie, ma continuiamo a commentare e tradurre il Vangelo. Quindi, diciamo, frate Alberto Maggi e frate Riccardo Perez, il suo confratello, insieme, insomma, e condividete, insomma, e vi alternate anche ogni giovedì sera alle 20. Questi mesi continuano le presentazioni del suo ultimo libro, Botte e risposte, come reagire quando la vita ci interroga, e questa volta è toccato a Bologna al teologo laico Vito Mancuso, che ha parlato di lei e lei mi ha detto che era soddisfattissimo, insomma, di quanto le è stato detto, ma anche cosa ha detto Mancuso, editorialista peraltro anche. Vito Mancuso ha detto parole stupende, straordinarie del libro, però bisogna farci la tara, perché siamo legati da una profonda amicizia, una profonda stima, diciamo che siamo fratelli. Quindi a quello che lui ha detto, perché ha usato delle parole che a me mi emozionavano, ecco, bisogna vedere questo aspetto. Sì, Vito Mancuso, questo grandissimo teologo, è una grandissima persona, ha sottolineato la linea del libro, soprattutto quello che l'ha colpito, dove parlo che la vera luce è quella che guida gli uomini, non è quella che giunge all'esterno, perché dall'esterno possono venire anche false luci che possono ingannare, ma quella che nasce dall'intimo della persona, come, ecco, questa è un'espressione che a Vito era piaciuta molto, come irradiazione della sua esistenza. Se non c'è niente dentro, non irradi niente. Allora, nasce come irradiazione della sua esistenza e della sua risposta al bisogno di pienezza di vita. Allora, ogni uomo ha un bisogno di pienezza di vita, incontra nel Vangelo la risposta di Dio al proprio bisogno di pienezza di vita, allora ecco che questa vita incomincia a irradiare luce. È quello che diciamo di una persona, perché noi diciamo di una persona che è splendida? Perché irradia luce, ma non perché è illuminato dall'esterno, ma perché gli viene dall'intimo. Se non hai niente dentro non puoi portare niente fuori, insomma, quindi io lo dico sempre anche ai giovani giornalisti: portate quello che siete e mettetelo al servizio della professione che fate, ma se dentro non avete niente, non siete delle persone, belle persone, diciamo così. Quando dentro non c'è niente, si copre con l'esterno. C'è Luca nella parabola del ricco, dice che era un uomo che vestiva di porpora e di bisso, cioè nascondeva la povertà interiore con il lusso esteriore. E questo è un criterio. Più le persone sono ricamente addobbate, attenzione, è un segnale che sotto quell'abito c'è poco e niente. Più la persona è ricca, più sarà semplice. Impariamo quindi a guardare anche con questi occhi. Ecco, per concludere, frate Alberto, torniamo a parlare del suo prossimo libro. Ne parliamo da un po', ma io sono sempre più curiosa. È dedicato a Bernadette Soubirous, è una giovane donna, visto che siamo in vista della giornata contro la violenza sulle donne, insomma, anche una donna che è stata molto bersagliata, perseguitata, sminuita. Lei mi ha detto che sta scrivendo tantissimo. Sarà un libro corposo, a differenza dei suoi libri che sono in genere abbastanza sintetici, e mi ha anche detto che si sta divertendo tanto, insomma, a che punto siamo, quando è che riusciremo a leggere qualcosa? Ho concluso la prima stesura e con mia sorpresa, perché come hai detto i miei libri non sono mai voluminosi,
la prima stesura è di ben 360 pagine, adesso dovrò sfoltirlo di molto, e chi lo sta leggendo, chi mi sta aiutando a leggerlo, dicono che è appassionante, sembra la trama di un film, perché è corposo, perché ho cercato, studiando l'urdi gli avvenimenti, ma anche leggendo i giornali del tempo, non soltanto per parlare della grotta, ma delle circostanze politiche, di quello che accadeva, il libro, almeno nella mia presunzione e intenzione, è quello di proiettare il lettore a Lourdes, di vivere con Bernadette le sue giornate, quelle belle e quelle tragiche, in modo di immedesimarci completamente. C'è da ridere e c'è anche un po' da penare nella vita di questa donna straordinaria. E quindi una ragazza poi, tra l'altro, giovanissima, insomma, che comunque ha sperimentato anche molte delle difficoltà del suo tempo e credo non solo del suo tempo. Noi siamo molto curiosi, quindi si sbrighi a completare le stesure, vogliamo leggerlo. E intanto lo consegno alla casa editrice e uscirà ormai in aprile per Pasqua. E quindi insomma faremo un po' spoilereremo, l'uovo di Pasqua, avremo la piccola Bernie, così come lei la chiama affettuosamente. Frate Alberto, noi la ringraziamo per questa disponibilità, ecco il 2 novembre quindi noi andremo in onda di martedì, insomma a differenza delle altre volte perché l'uno è festa e quindi insomma buona festa a questo punto possiamo dire dei defunti e arrivederci al prossimo mese. Grazie, grazie Lucia.